Se si ha desiderio di diventare mamme, è meglio fare prima un controllo dal proprio dentista per evitare che ci siano care o altre problematiche. La gravidanza non crea patologie odontoiatriche, ma potrebbe accentuare quelle già presenti. Durante la gravidanza è possibile fare diverse cure, otturazione, una terapia canalare, si può anche fare l'anestesia in tutta sicurezza di mamma e di nascituro. È meglio evitare però interventi chirurgici quali estrazione del dente del giudizio o inserimenti di impianti. Si possono anche fare le radiografie, questo a partire dalla fine del primo trimestre. È possibile anche prendere medicinali per eventuali cure, certo se prescritte dal proprio medico curante. Molte mamme credono che durante la gravidanza i loro denti possano indebolirsi per un passaggio di calcio che potrebbe esserci tra mamma e bambino. Fortunatamente si tratta di una falsa credenza. Il cambio dell'alimentazione alla ricerca di un nutrimento migliore o dovuto alla nausea potrebbe portare la mamma ad assumere cibi molto più zuccherini, mettendola così a rischio carie. È importante in questo caso mantenere una buona igiene orale. Durante la gravidanza c'è anche un cambio ormonale, si producono molto più estrogeni che vanno ad infiammare le gengive. Nonostante il fastidio, mi raccomando, cercate di lavare al meglio i vostri denti. Per ogni curiosità chiamate il vostro dentista oppure iscriveteci su DentalMed TV. A presto!